Salve a tutti. Come forse alcuni di voi sapranno, noi del Museo dell'Informatica Funzionante di Palazzo Lacreide e del Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza organizziamo spesso un corso di elettronica di base, partendo da zero. Alla fine di questo corso, di solito, realizziamo una piccola radio ricevente a onde corte, con componenti recuperati da televisori, vecchie radio e cose del genere. Una domanda che mi fanno spesso gli studenti è la seguente: ma queste frequenze radio sono ancora utilizzate oggi? C'è ancora qualcosa sulle onde corte? Adesso proveremo ad ascoltare qualcosa sulle onde corte utilizzando un ricevitore, diciamo, professionale. Ed è questo. Questa magnifica radio della Yaesu, giapponese, è una radio degli anni 70 ed è semplicemente fantastica. Vediamo un po'. Proviamo a sintonizzarci sui 9 MHz. Adesso imposto qui 9. Ecco. Regolo qua. Ecco che già si sente la statica. Vediamo un po' cosa c'è. Qui ci sono delle trasmissioni in banda laterale. Questi sono trasmissione dati di tipo militare, un protocollo che si chiama STANAG. Ecco, qua c'è già qualcosa. Andiamo in AM. Ed ecco una stazione radio, presumo cinese. Immagino che sia cinese. Andiamo un po' avanti. Ed è una. Qui ce n'è un'altra che arriva molto piano. Non ho idea di che lingua sia. Sembra thailandese. Andiamo avanti. Eccone un'altra. Qui ce n'è un'altra ancora. Le corps en guise de clavier. Dans l'imaginaire des occidentaux, les secrets du Qui ce n'è un'altra. You can also tune into our website www.airworldservice.org/english. You are with us on the General Overseas Service. Questa è un'altra ancora. Avanti, questa arriva molto male. Qua c'è un'altra stazione. Un'altra stazione. Qua ce n'è un'altra. Qui ce n'è un'altra ancora. Molte stazioni trasmettono anche in inglese. Which focuses on some wicked children. There is more to come. Promises made in the election campaign, but criticized by the international community. Qua c'è un notiziario. Qui c'è un'altra stazione ancora in inglese. Queste radio possono essere radio di tutto il mondo, diciamo, potrebbe essere, come immagino, una radio del Qatar che trasmette in lingua inglese a questo orario. Questa è una radio in arabo. Qui ce n'è un'altra. Emmanuel Macron. Qui ce n'è un'altra ancora. La nouvelle réelle politique française sur la Syrie. Questa è un'altra stazione.
Un'altra stazione in arabo. Questa non so cosa sia. Questa potrebbe essere una stazione cinese. Qui ce n'è un'altra. Questa è un'altra stazione. Qui ce n'è un'altra. Qui un'altra ancora. Questa è una stazione cinese. Un'altra stazione in arabo. Questa arriva un po' male. E così via, insomma, possiamo spostarci sulla banda degli 8 MHz e andare indietro e trovare probabilmente altre stazioni. Qui non ce n'è, in effetti, sulla banda degli 8 non c'è molto. Vediamo sui 6 MHz. Un'altra stazione. Questi sono dati. Questo è un protocollo di comunicazione che si chiama RTTY. Insomma, come vedete, ci sono un sacco di stazioni sulle onde corte e sono radio di tutto il mondo che trasmettono a diversi orari in diverse lingue. C'è veramente un po' di tutto. E questo è quanto.